lascia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo outfit ragazzi. Andremo a fare quello che vedete, che state vedendo a schermo. Spero che vi piaccia, spero non è un outfit molto buggato o chissà cosa, però è abbastanza carino da vedere perché comunque sto gilet in pratica senza camicia sotto è abbastanza particolare, insomma, anche perché non si fa così facilmente ma si fa con un bug. Allora, per partire ragazzi avete bisogno di questo completo. Questo completo lo tirate fuori da una qualunque attività della Rockstar, modalità competizione, quindi non so, a terra e sotterra, quello che cazzo volete. E quando avete questo completo possiamo partire ragazzi. Allora, innanzitutto mettete una sneakers rossa, potete trovare vari modelli insomma a vostro gusto. Anche per il gilet la stessa cosa ragazzi, ci sono vari colori, vari modelli, quindi potete scegliere quello che volete. Automaticamente anche il pantalone, il mio è solamente uno spunto ragazzi. A questo punto, quando avete messo la sneakers rossa, e andate a scegliere il gilet rosso in pratica con questa camicia. Fatto questo, togliete comunque il casco antiproiettile, togliete il paracadute e andate a salvare questo completo. Qui devo trovare un posto dove salvarlo e nulla, salvate questo completo. Una volta salvato questo completo vi avviate dentro un'attività ragazzi. Allora, io generalmente, anzi solitamente, mi avvio in un lavoro italiano, però prima di fare questo che cosa dobbiamo fare ragazzi? Dobbiamo buggare e la maschera da chimico, quindi dovremo avere questa tuta da chimico con la maschera e dovremo buggarla con il completo su cui stiamo lavorando in questo modo. Una volta buggato il tutto, che cosa dovete fare? Dovete salvare il completo, salvate nuovamente il completo e andate ad avviare la missione. Una volta che siete dentro la missione ragazzi, vi troverete in questa situazione con le braccia mezze invisibili, però vi basterà selezionare i guanti e le braccia torneranno, ma la camicia non ci sarà. Potete anche, se usate un'altra camicia, mettere direttamente le braccia invisibili, però non vi restano ragazzi, quindi ve lo dico in anticipo, è inutile provare perché ho già provato. E una volta messi i guanti, che cosa dovete fare? Mettete due bracciali di pelle nere, potete scegliere questi o comunque potete scegliere quelli con gli aculei, insomma a vostro gusto, come vi piacete più a voi, insomma a me piace così, ho fatto così. Ripeto sempre, i miei completi sono uno spunto per le vostre idee e magari se non conoscete qualche bug vi porto a conoscenza di qualche bug. Una volta fatto tutto uscite dalla missione, salvate il completo prima della missione e poi lo risalvate appena usciti. Quindi a questo punto ragazzi dovremo mettere il casco verde, mettete il completo che avevamo all'inizio, vi mettete sul completo su cui state lavorando, quindi in questo caso io azzurro, che poi non sarebbe azzurro, andate su paracadute, salite in auto e non appena si sta togliendo il casco dovete selezionare il completo. È abbastanza semplice, a me adesso non è riuscito, ma comunque è abbastanza semplice. E il passo non è poi così difficile ragazzi, è che io adesso con sta cazzo di X80 Proto non riesco a vedere bene il tempo. Comunque, come avete visto, abbiamo fatto il tutto, abbiamo messo il casco antiproiettile, quindi a questo punto non ci resta che andare a salvare il completo ragazzi. Allora, adesso possiamo già mettere per esempio delle maschere. Adesso vi faccio vedere, mettiamo per esempio, io ce l'ho già comprate queste cose, quindi
voi dovrete andare nei rispettivi negozi e cercare tutto quello che vi serve. Io metto questa maschera qui, ragazzi, vado a salvare il completo con questa maschera e successivamente andrò a mettere un occhiale da sci verde, perché gli darà quelle righette di verde sotto gli occhi che riprenderanno un po' il completo, rosso e verde in generale, insomma, no? Quindi andiamo a fare nuovamente il glitch del telescopio e andiamo a buggare gli occhiali, ragazzi. Andiamo a mettere gli occhiali e andiamo a mettere questi occhiali da sci verdi, perché adesso vedrete che comunque nella, diciamo, nella maschera si vedranno queste righe verdi, non si vedranno i buchi degli occhi perché ci saranno le lenti, comunque avremo queste righe verdi. A questo punto, ragazzi, l'ultimo passo da fare è mettere il borsone delle rapine. Generalmente si usa un elicottero, però comunque basta lanciarsi con il paracadute. Infatti, ragazzi, vado a mettere il borsone delle rapine, lo vado a mettere qui in garage, cioè non in garage, nella torre, dal momento che ho fatto tutto il glitch qui senza neanche muovermi. Prendete il paracadute che sta sopra al tetto, vi lanciate e andate a mettere il borsone delle rapine, selezionate il completo che volete, su cui volete il completo, in questo caso io azzurro, giusto per dargli il nome, e una volta fatto tutto avremo il completo con il borsone delle rapine. Ragazzi, spero che questo completo vi piaccia, non è un completo particolarmente buggato, però è abbastanza carino. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.